like down close makes us giving him like sweaty looks. But that's not what he said. What he's talking about is a different color. That's not what he said. Buon appetito! O buongiorno, o buona colazione. Questa è la mia cena. Ma no, cazzo, ho sbagliato a comprarle. Ma come senza glutine? Cos'è sta cagata dei peroni senza glutine? Maledetto Conad. Maledizione, dovevo metterci più paprika ancora. Buono però. Una stupidata però. Oh, ma cos'è sta truffa di arancia? È tutta buccia. Cioè, era grossissima. C'è una buccia da un centimetro. Ma cos'è sta roba? Oh. Signor Maggi, è un'arancia questa? Penso proprio di no. Oramai è un appuntamento fisso col Premier. Tutte le sere, Conte, tutte le sere. Sono alcuni che non rispettano le regole. Merde! Che abbiamo disposto delle sanzioni molto severe. In galera! Dal punto di vista economico. Si produca, possa comportare, eh. Eh sì, eh. Ma non è neanche in HD, porca troia. Buongiorno, ancora le caccoline negli occhi. I soliti sospetti. Sono buoni queste idee. Soprattutto questo qua di fibra e pera di cereali. Di fibra e pera di cereali. No, fibre, pera e cereali. Sono buonissimi. Bravi. Maledizione, ieri sera ho fatto tardi per preparare un kit di registrazione da casa per una mia collega. È un casino quando ti dicono che ti mettono in cassa integrazione, non è mai bello. Però proprio in questo periodo lavori artistici, tutti quelli in cui si lavorava in studio di registrazione, quei doppiaggi, c'hai nel culo. Quindi gli ho tirato su dal magazzino. Quante cazzo di roba c'è nel magazzino? Sono un accumulatore di roba tecnologica seriale. Insomma, un iRig dell'IK Multimedia, un preamplificatore Behringer per le cuffie, un microfono Neewer, una cuffia Super Lux, insomma, una collezione di cinesate. Però sono convinto che riusciremo a registrare qualcosa di decente. Spero. Ah, il piacere del caffè delle 4:30 del mattino. Perché no? Un po' di burro, un po' di marmellata, che chi mi ammazza? Comunque questa cosa del telelavoro, c'è tutto un mondo da ripensare. C'era tutta un'inerzia di un mondo vecchissimo di registrazione della voce, tutto arcesso. Pazzesco. Chissà se quando è finita questa emergenza si tornerà a tutto come prima. Nelle cose in cui adesso si fa tutto in telelavoro. Cioè, una volta che abbiamo scoperto che sono robe che puoi fare tranquillamente a casa. Devo veramente venire fisicamente lì a lavorare? Serve? C'è uno che mi chiede come mi trovo con la carta di credito Hype, quelle lì ricaricabili, fa paura, è bellissimo. L'app è comodissima. L'unica cosa è che tipo un benzinaio su 10 ogni tanto fa storia, cioè tipo non ti fa la preautorizzazione. Cioè no, il benzinaio, l'omino, il coso, il... vabbè, non ho capito. The best! Proprio comodo, te. Sai che sto già pensando a cosa mangiare a mezzogiorno? Ah, Gesù.
ma solo gli italiani, come alla cena di Natale che parli di ricette, di cose da mangiare oltre a quelle che stai già mangiando con un tavolo raso di cose. Italia, Italia mangiare, cioè cibo, spaghetti, che ci frega del resto. Le due balle. Beh dai, almeno non ho preso l'abitudine di provarmi la rettale tutte le mattine, sennò ciao. De 35,7. Ma la mattina sono sempre freddissimo. Sono morto. Ma com'è che la mattina sono sempre così freddo? Delle 35,8. Ma dove cazzo è? Brrr. C'ho freddo a pensarci. Ma oggi sono vestito da becchino. Tutto è nero. Che cazzo c'ho? Bene, io ho preso tutto. Tu sei tutto? Andiamo? Global News Podcast. Tac. Pronti, via. Maledizione. Madonna, se salgono i numeri nel mondo, ti fa venire proprio i brividi sta roba. Ai crescettini di aria calda. Freddo stamattina, boia. Freddo. Prego, dopo di lei. Che chiavi. E anche oggi abbiamo finito. Devo fare un po' di chiamate di lavoro. Le faccio mentre passeggio. Oh, appena mollano un giorno i militari, cazzo, saltano fuori tutti, come le cavallette. Cazzo, guardi. Fettina. Ma sono nervoso, raga, spacca il cuffie, raga, tiri giù dalla macchina, raga, e tagli la gola. Ma oggi proprio gentilezza e cortesia per tutti, vi avviso. Anche oggi che fantastica giornata di mai, una gioia! Ma per capire, ma i drogati al parco della malpensata? Cioè, è una giusta motivazione drogarsi? È lecito? Oh, alla fine è uscita un'incredibile giornata di sole. Sai che mi sto quasi abituando a sta roba? Non benissimo. Cioè, tipo normale, mascherina, nessuno in strada. È una roba, secondo me, perché il mio cervello ha fatto un click e ha spostato le preoccupazioni di notte, perché stanotte ho fatto gli incubi terribili, ma oggi sto benissimo. Deve essere un metodo di auto. No, la pressione è anche giusta, è che proprio è che fa cade e mi cambia tutto il filo anteriore, perché sai che la smartina è un po' un coccartino, è molto sensibile secondo me alle gomme, e sento proprio che non ha... Manco fosse una Porsche, fra, non rompe i coglioni. Che palle che sei oggi, come sono noioso oggi, mamma mia. Mamma, sembra estate, dè. Oh, è proprio vero che in quarantena basta poco per essere contenti. Oggi piadine, piadine, piadine. Allora, a parte i soliti sospetti per gli audiolibri, di cui ti parlerò tra poco, volevo consigliarti su iPhone Blue Book Player, che è un'ottima app per usare, diciamo, quelli un pochino meno legali, che potete trovare tranquillamente su Telegram, su un sacco di canali. Io ad esempio sto leggendo Why We Sleep, che è appunto un libro su l'importanza del dormire per il tuo sistema immunitario, per un sacco di cose e anche un po' per la tua sanità mentale. Fondamentale in questo tipo di app il fatto di poterle caricare via iTunes, quindi voi lo collegate col cavetto al vostro computer il vostro iPhone e potete caricarli direttamente nella cartella, diciamo sul vostro device. In questo modo non usate dati e non vi serve il wifi. Una volta all'interno del vostro libro potete vedete che vi fa vedere i capitoli che avete già letto, se vi tiene il segno ovviamente, ma la cosa più importante è questa qua, cioè la velocità di riproduzione. Ora, è questo qua il vero trucco dell'audiolibro: dovete stare a una velocità di riproduzione che sia diciamo il massimo a cui riuscite a stare. Su Android invece ti consiglio Smart Book Player, ok?
che quando si apre. Anche in questo caso vedete che c'è una velocità di riproduzione. No, ho finito i giorni di prova, devo comprare l'applicazione. Vi consiglio di comprare Smart Audiobook perché è il migliore che c'è per Android, è una spesa che, di cui ne vale la pena, potete tra l'altro puntare direttamente ai file che scaricate da Telegram. Anche in questo caso vedete che poi c'è una libreria, è molto più bello e completo quello per Android. Nuovi, iniziati, tutti, insomma, ce n'è un po' per tutti. C'è anche un equalizzatore, se non vi piace, c'è anche un boost del volume, quindi è molto molto completo. Quindi mi raccomando, se magari avete già sperimentato in passato con gli audiolibri e vi ritrovate, ad esempio a me capitava questo, ascoltavo l'audiolibro ma in realtà pensavo ad altro, perdevo le parole, perché sapete, se ascoltate un podcast e vi perdete qualche parola non è un grosso problema onestamente, ma se perdete qualche parola in un libro è un problema, insomma, vi perdete nella storia. L'idea è questa qua, cercare appunto il massimo della velocità di riproduzione possibile in modo da impegnare il 100% del vostro cervello nella comprensione del testo che vi viene letto. Io riesco praticamente a stare tra, in italiano, a 1.5, 1.6 sui software che lo consentono, ad esempio su Storytel c'è una modalità di velocità molto personalizzabile su iOS. Se sto appunto al massimo, cioè praticamente aumentate la velocità finché non capite più un cazzo e poi scendete un filo. In quella modalità, innanzitutto i libri dureranno meno, ci metterete meno a ascoltare un libro. Ma soprattutto il vostro cervello sarà talmente impegnato a seguire il libro che non vi mettete a fantasticare, potete effettivamente immergervi nella lettura. Ovviamente super consigliate una bella paio di cuffie senza fili in modo da non avere robe che vi danno fastidio, insomma una cosa diciamo di comfort. E se volete, e se fate proprio ancora fatica, il mio consiglio è questo: provate ad ascoltare l'audiolibro di un libro che avete già letto. È un ottimo modo per introdursi in questo media. Una volta che vi siete abituati, una volta che il vostro cervello si è abituato a questa nuova cosa di appunto ascoltare un libro, vedete che poi sarà molto più scorrevole. È fantastico perché così potete leggere i libri in macchina, potete leggere mentre fate i piatti, che coglioni, potete leggere mentre fate commute senza dover star lì col libro a fare fatica, insomma che è un po' una menata diciamo. Io mi sto trovando molto bene, sto leggendo Jordan Peterson, sto leggendo appunto Why We Sleep, mi sono fatto Orgoglio e Pregiudizio praticamente dalla BBC, ce ne sono anche tantissimi free da scaricare se cercate audiolibri gratuiti su Google, è pieno. Però volevo consigliarti un paio di servizi che sono i due principali. Ci sono due competitor praticamente sul mercato in questo momento, c'è Storytel e c'è invece quello di Amazon che è Audible. Quindi Storytel e Audible sono, diciamo, differenti, sono entrambi ad abbonamento. Storytel si concentra di più sulle produzioni originali, mentre su Audible trovate un sacco di libri più dei libri originali. Non vi saprei consigliare quale dei due. La cosa positiva è che entrambi hanno comunque un mese di prova, quindi se non avete già provato queste due applicazioni in passato, potete tranquillamente usare questa quarantena per provare uno e poi l'altro, se dovesse durare due mesi la quarantena, cosa che spero onestamente di no. Potete poi trovare anche un sacco di classici su Liber, che è un altro sito che ha un sacco di audiolibri, magari sono registrati un pochino male perché sono fatti in passato, sono fatti da volontari, però anche lì ne potete trovare tanti. Stupefacente anche quanti potete trovarne su YouTube. Se usate un software come 4K Video Downloader, che è il mio downloader preferito per video da YouTube, potete selezionare direttamente la modalità MP3 e scaricarvi la playlist intera oppure il filone che c'è. Insomma, di audiolibri online non ne mancano. Il trucco è appunto quello di usare la velocità di riproduzione in modo da usare al 100% il tuo cervello. Conta che succede la stessa cosa quando leggi un libro. Difficilmente leggerai lentamente apposta, a meno che tu sia psicopatico. Leggi sempre alla massima velocità a cui riesci a leggere. Devi replicare la stessa cosa appunto con questa impostazione audio. Va bene, ci vediamo lunedì, cioè in realtà se riesco ci vediamo domani mattina, dove voglio fare una specie di mini speciale di Vita di Fra. Se non ci vediamo domani mattina, ci vediamo lunedì, così anch'io il weekend
insomma, posso riposare anche un po'. Poi in realtà so che farò video per il Patreon, dato che abbiamo riniziato la produzione, però ecco, insomma, se riesco magari dormo anche un po' o guardo uno dei tanti film o telefilm che avete consigliato nella scorsa puntata di Vita di Fra. Se avete qualche consiglio su questa serie, nel dove volete che vada nella prossima settimana, scrivetelo pure qua sotto, oppure se avete qualche altro sito in cui potete reperire, o magari qualche canale di Telegram su cui è possibile reperire degli audiolibri, ovviamente a pagamento, postatela pure qua sotto nei commenti, in modo da darci una mano nel sopportare, insomma, questo periodo non proprio semplicissimo della nostra esistenza. Detto questo, vi auguro un sacco di termometri nel culo, ma tutti verso il 36 35 9, mai sopra il 37 e mezzo, e ti auguro un buon weekend. Ah sì, nella prossima settimana voglio parlarti di Jordan Peterson, di sicuro. Voglio parlarti anche di dei miei canali YouTube preferiti che seguo al di fuori di quelli tecnici da riperiani, ossia i canali che, diciamo, occupano maggiormente la mia attenzione, e del come mai li seguo, perché la puntata di Jordan Peterson si collegherà alla puntata dei miei YouTuber preferiti settimana prossima. E poi ho un sacco di cose da recensire, in realtà, perché in questo periodo mi sono comprato un sacco di schifezze tecnologiche e non, quindi cercherò magari di fare qualche puntata ancora un pochino più tecnica nella recensione di qualche gadget che mi sono regalato in questa avventura chiamata vita di Fra.